Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il portale Universo del Mistero. Oggi parleremo del mistero dei sogni e principalmente dei sogni premonitori e dei sogni che in qualche modo ci farebbero comunicare con le entità spiritiche. Prima però vi invito ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Perché i sogni sono collegati spesso all'apparizione degli spiriti e alla premonizione? Durante la fase del sogno, l'immaginazione è resa più fervida in quanto priva dei normali freni inibitori, meccanismo che è anche alla base del cosiddetto sogno creativo, ossia sogni che forniscono l'ispirazione per successive invenzioni tecnologiche, creazioni artistiche e via discorrendo. Un esempio di sogno creativo possiamo rintracciarlo nel racconto ormai divenuto leggenda, che ha come protagonista il compositore italiano del XVIII secolo Giuseppe Tartini. Il maestro dichiarò di aver sognato di stringere un patto con il diavolo e di aver offerto a Satana il suo violino, sentendolo poi suonare la più meravigliosa e sublime melodia che egli avesse mai ascoltato. Appena sveglio, l'uomo si precipitò a trascrivere in note la melodia che man mano andava svanendo nella sua mente e seppur riferì che questa non fosse minimamente all'altezza di quello che aveva suonato Satana, la sua nuova composizione, il Trillo del Diavolo, si dimostrò una vera meraviglia. Realtà o leggenda? Forse marketing ben riuscito, ma ovviamente questo è un racconto molto molto interessante. Un altro esempio di sogno creativo ha per protagonista il chimico tedesco Friedrich August Kekule, spero di averlo pronunciato bene, mi scuso in caso contrario, egli dichiarò di essere stato aiutato a completare la sua ricerca sulla struttura molecolare del benzolo durante un sogno nel quale vide gli atomi disporsi in modo tale da formare la classica figura del serpente che si morde la coda. In quel momento praticamente si rese conto che la struttura che ricercava da diverso tempo probabilmente aveva la forma di un anello e infatti fu proprio così. Sono tante le domande che l'uomo nel corso degli anni si è posto sulla fase del sonno nella quale si manifesta il sogno e ovviamente sul sogno stesso in relazione all'idea della possibilità del contatto con entità spiritiche di varia natura, che altro con il caro defunto, come molte leggende continuano ancora oggi a tramandarci. Secondo alcuni ricercatori non si tratta affatto di messaggi dettati da entità esterne, anzi, alla base del sogno creativo ci sarebbe la normale attività cerebrale che, continuando ad elaborare informazioni anche durante il sonno, sarebbe in grado di mostrarci determinate risposte sotto forma di particolari immagini e situazioni sognate. Il problema si complica non poco quando il sogno rientra in quella categoria definibile come sogno profetico. Ammettendo l'esistenza di simili probabilità, occorre ipotizzare l'influenza di input esterni ed agenti sulla mente del sognatore. Un esempio di sogno profetico noto alla letteratura di settore ha per protagonista John William Dunne, ingegnere aeronautico e pioniere dell'aviazione inglese. Durante la guerra anglo-boera, mentre era accampato in Africa, sognò un disastro causato dall'improvvisa eruzione di un vulcano, che fece migliaia di vittime. Nel sogno sembrava poter essere cosciente di circa 4.000 vittime. L'eruzione avrebbe interessato un'isola non definita, ed egli implorava, sempre all'interno di questo sogno, l'aiuto delle autorità francesi affinché portassero, insomma, i primi soccorsi sul luogo. Successivamente, con l'arrivo dei giornali inglesi giunse la notizia di una catastrofe che presentava molte interessanti analogie con il suo sogno. Nell'articolo, infatti, si leggeva che su un'isola delle Antille francesi l'eruzione di un vulcano aveva causato la morte di circa 40.000 persone. Insomma, tra 4.000 persone sognate e 40.000 persone riferite dai giornali, chiaramente c'è una similitudine abbastanza interessante. Apparentemente, i sogni profetici sarebbero enunciatori di morte e sventura. Probabilmente ciò è dovuto alla capacità della mente umana di ricordare meglio il sogno in grado di suscitare forti emozioni. È infatti evidente che gli incubi rimangono molto più impressi in memoria rispetto ad altri sogni. Ovviamente esistono molti esempi di sogno profetico o premonitore. Una leggenda narra, ad esempio, che Abraham Lincoln avesse visto la propria bara pochi giorni prima di morire e che Hitler, trovandosi a fronte durante la Prima Guerra Mondiale, fu salvato da un sogno profetico che lo spinse a lasciare quel posto, quindi a cambiare posto prima di un attacco.
Per quanto riguarda il sogno avente per protagonista il caro defunto, anche in questo caso il più delle volte possiamo parlare di sogno profetico. Ad esempio, la notte prima della morte di mio nonno paterno, gravemente ammalato da alcuni mesi, sognai mio zio, suo fratello, già deceduto da alcuni anni, che salutandomi affettuosamente mi informava che era diretto da mio nonno per accompagnarlo nell'altro mondo. Purtroppo mio nonno morì il giorno dopo. Questo è un fatto che mi è rimasto molto impresso e che ovviamente è attinente con il tema di questo video. Non so se fosse veramente lo spirito di mio zio che mi comunicava questo avvenendomi in sogno, oppure se la mia mente, conscia di quello che stava per accadere, mi informava, insomma, del fatto mostrandomelo in questi termini. Al giorno d'oggi il fenomeno del sogno sembrerebbe non suscitare più troppo interesse nella scienza, se non in relazione forse alla psicologia clinica. Nel complesso però il sogno sembrerebbe essere stato relegato a puro e fantasioso costrutto mentale che il più delle volte nulla avrebbe a che fare con la realtà del sognatore. Anticamente però non fu proprio così. Un antico papiro egizio ci informa che per la civiltà egizia il sogno era ritenuto molto importante, ad esempio sognare la caduta dei propri denti preannunciava la propria morte, interpretazione che il folklore ha tramandato fino ad oggi. Filosofi come Eraclito e Platone non poterono certo evitare di riflettere sul sogno e si anticiparono addirittura alla concezione psicoanalitica di Sigmund Freud, ipotizzando che il dormiente si ritirasse in un mondo distinto e di sua esclusiva creazione, nel quale i suoi più nascosti desideri prendevano vita. In età medioevale, il sogno profetico fu considerato come una semplice superstizione. Infatti fu solo nel XIX secolo che la scienza restituì legittimità allo studio sui sogni, ed in questo contesto l'ipotesi che maggiormente si cercò di avvalorare fu quella dello stimolo esterno capace di influenzare il sognatore. Ad esempio, il suono della pioggia avrebbe potuto scatenare un sogno nel quale il dormiente avrebbe potuto immaginare di ritrovarsi in pericolo di vita per annegamento o per altra causa legata all'acqua, ad esempio uno tsunami o qualcosa del genere. Uno dei principali studiosi del sogno fu il già citato Sigmund Freud. Egli sostenne che l'intero costrutto del sogno derivasse da desideri troppo terrificanti per essere metabolizzati dal pensiero cosciente. Ergo ritenne il sogno uno specchio dell'inconscio, nonché un mezzo per scrutare in esso. Il dottore però studiò maggiormente sui suoi pazienti, ossia malati affetti da molteplici disturbi psichici, ragion per cui il suo voler generalizzare la questione e spiegare il sogno con la psicoanalisi si scontrava con un errore di fondo probabilmente sottovalutato o non considerato. I suoi studi, proprio perché relativi ai suoi pazienti, non potevano essere considerati come svolti su un campione rappresentativo dell'allora società civile, altrimenti sarebbe stato come un voler ammettere o presupporre che l'intera società, soffrisse di disturbi psichici. Lo stesso ricercatore, però, sempre in relazione agli studi sui sogni, ammise che il sonno potesse creare una condizione favorevole alla telepatia e che non era da escludere la possibilità che messaggi telepatici potessero giungere alla mente di un soggetto dormiente. Ovviamente, già prima che Freud iniziasse i suoi studi sul sogno, la telepatia ed altre esperienze paranormali iniziarono ad essere studiate scientificamente dalla Società per la Ricerca Psichica, fondata nel 1882, e che nell'ambito delle sue indagini scoprì ben 149 casi di trasmissione telepatica trasmessa durante il sogno, di cui almeno la metà inerenti alla morte di un conoscente del sognatore. Nel corso degli anni sono stati svolti diversi studi sul sogno profetico, ad esempio in un'università della Georgia, tramite un sondaggio che vide coinvolti 443 studenti, lo psicologo David Rebeck, spero di averlo pronunciato bene, dedusse che tra i partecipanti allo studio almeno 100 avevano avuto un sogno premonitore in qualche modo reale. Lo psichiatra Murtagh Ullman, presidente della Società Americana per la Ricerca Psichica, che condusse numerosi studi sulla telepatia
in soggetti giacenti in un ospedale di Brooklyn, registrò la descrizione di un sogno fattagli da un paziente che citò un portasapone in metallo cromato. La cosa lo sorprese non poco. L'oggetto descritto era il medesimo al quale il ricercatore stava pensando in quello stesso giorno, quindi mentre si svolgeva l'esperimento, in quanto inviatogli per errore. Probabilmente il pensiero del ricercatore fu decodificato dalla mente del sognatore e percepito in quel modo attraverso il sogno. Per concludere, possiamo quindi affermare che non tutto il meccanismo del sogno è stato svelato dalla scienza e che il mistero che avvolge questa fase importante della vita umana è tutt'altro che risolto. Quindi, se siete protagonisti, di un sogno che si preannuncia profetico, state in guardia senza farvi influenzare dallo stesso, ovviamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.